Ciao ragazzi, mi sono appena svegliato quindi potrei essere poco reattivo, però volevo fare questo tutorial perché ho trovato dei messaggi su WhatsApp, su Discord, sul canale, un po' dappertutto, di amici che stanno provando a usare il Team Vader praticamente. Non è un team che se metti in automatico ucciderei. Quindi io ho fatto il tutorial, però effettivamente ho saltato delle cose che vi vengo a spiegare adesso, perché effettivamente sono cose parecchio importanti. Allora, partiamo una cosa veloce sul modding, ragazzi. Allora, ve lo faccio vedere con questo team qua. No, via Kyle. Scusate. Lo seleziono direttamente, eccolo, mio team classico. Allora, il modding, ragazzi, se sulla croce di Vader non si mette efficacia, come vedete ho efficacia a livello 6, 30%, probabilmente non andrà a mettere ability block per buona parte delle volte, quindi è obbligo mettere efficacia sulla croce, ragazzi. Il carattere efficacia deve essere più, deve passare possibilmente l'80%, perché se no non mette ability block o nei peggiori dei casi stretta la forza fa cilecca e mette pochissimi debuff, cosa che non vogliamo. Mentre per gli altri il modding credo sia piuttosto chiaro. Io Traia l'ho moddata su resistenza perché è a livello 12, quindi ha 60k di protezione e 40 rotti di salute. Vabbè, 2,45 di velocità, efficace anche su di lei perché i debuff che va a mettere sono parecchi. Mentre la Fallen è moddata tutta su velocità come Thrawn, gli faccio passare i 300 più o meno, e Whatumbori invece è uguale. Vader l'avete visto. La cosa importante è comunque mettere croce su efficacia. Detto ciò, allora vi faccio vedere come funziona contro il team Whatumbori con Rey e Kenobi. Però vediamo se c'è un altro team. Questo qui fa veramente schifo. Con magari vediamo se ce n'è uno che ha sia Watt che Kenobi che Gus che Revan. Perché così è veramente stupido. No, non c'è, sono stupidi. Allora, prendo questo team qua. Facciamo finta che Fives sia Kenobi, ovvero il tank che può essere Kenobi, può essere Emily in Holdo. Può essere chiunque, noi andiamo a rompergli il culetto. Allora, battaglia. Lì, allora, se seguiamo bene le turnistiche, ragazzi, perché è importante usare questa mossa, cioè queste mosse che vi faccio vedere nell'ordine che vi faccio vedere contro i personaggi che vi faccio vedere, perché se no non andate a togliere TM, i personaggi vengono ad attaccarvi quelli nemici, mentre invece l'obiettivo è quello appunto di togliere TM per farli stare praticamente fermi, e se vi vengono ad attaccare chiaramente vi fanno male. Quindi partiamo. Allora, Darth Vader versus Rey versione Whatumbori. Ok, bello. Perché se non si toglie TM, ragazzi, vi rompono il culo. Prima cosa. Seconda cosa, se non si uccide prima Revan, vi rompono il culo uguale, perché ci sono le resurrezioni che sono piuttosto fastidiose. Però, venendo a noi. Allora, prima parte il Whatumbori che ha più potere di solito. Velocità su Vader. E fin qui ci siamo, ok? Bene. Allora, Zeta nuova, stretta della forza, prima su Revan perché è immune all'ability block, quindi stretta della forza come prima mossa su Revan. Vedete che gli abbiamo tolto TM? Prima era pieno, adesso glielo abbiamo tolto. Ok, ability block su tutti adesso. Via, potete tenerlo, anzi andiamo a uccidere Whatumbori con l'arma perfetta.
deve attirare le palle. Ok, ability block su tutti. Perché si usa stretta della forza come prima mossa? Perché poi la si può riutilizzare togliendo ulteriore TM e mettendo altri debuff. Quindi ancora stretta della forza, ok? Bene. Allora, adesso tocca la Fallen. Di solito bisognerebbe mettere terrore su Revan, però abbiamo Fives con Scherno, quindi passiamo, non si, passiamo il turno a Traia. Sul tank va messo assolutamente isolamento. Andiamo a proteggere Vader in questo caso. Ok, avendo isolamento non può più romperci le palle con il suo Scherno. Ok. E andiamo a fratturare Rei. Così se ne sta ferma per un po' e non rompe le palle a nessuno. Ok, benissimo. Torniamo da Revan. 14 debuff, non lo uccidiamo, però gli facciamo male. Ok. E dai, basta. Che poi mi togli schermo. Ok, ripartiamo con la Z di Vader. Ability block su tutti. Non l'ha messo, strano. Questo giro stretta della forza lo usiamo sul tank, che tanto è lì immobilizzato come uno scemo. Stretta della forza appena possibile. Ok, via Revan. Perfetto. Ability block. E ability block a chi non ce l'ha. Ok, andiamo a togliere protezione da Rei. Recupero salute e protezione su Throne. Debuff carichi su Rei e blocco abilità fisso sempre ci deve essere proprio su. Oh cazzo, che stronzi. Attenta, che stronzo bastardo. Vabbè, questo non dovrebbe accadere di solito, però sono tante le cose che non vogliamo che accadano, ma accadono. Andiamo a uccidere il tank prima. Qua avrei dovuto uccidere Rei, ma vabbè, aspettiamo che ci faccia la sua mossa del cazzo. Eccola qui, bravo. Intanto teniamo fermo il nostro amico gamba di legno qui. Tanto Morai si carica, vediamo se riusciamo a stunnarlo. No, ability block fisso, ok. Si mette l'ability block perché sennò vi tira un'ammazzata che vi ritarda scusate che sono concentrato, vi ritarda l'uso delle speciali, quindi ability block su costui è un must. Ok, andiamo a far fuori un po' di gente, via Rei, boom, e ora tocca a sto cretino che ovviamente si può uccidere con tutta la calma di questo mondo adesso. Battambor continua a curare. Ecco, questa è la mossa che non devo usare, visto? Quindi mettere sempre ability block perché ritarda le speciali. Ok. E quanta cazzo di tenacia gli hanno messo. Ok. E fuori dalle balle anche lui. Allora, questo è il funzionamento, ragazzi. Se c'è qualcosa di poco chiaro, se non vi viene, se non vi viene, se non vi viene l'uccisione, a parte che è normale perché bisogna prendere la mano con il team, non è una cosa che viene così. Io ci ho messo un po' di giorni per capire le cose da me. Questo video magari può darvi una mano sulle cose che mi hanno messo in difficoltà, però ce ne saranno delle altre. Dovete prendere la mano e provare qualche volta. Non pensate che non ce la farete. L'importante, vi ripeto, è seguire queste mosse, ragazzi. Se no non si va da nessuna parte, non si cava un ragno dal buco. E anche le mod. E spero di esservi stato utile con questo video. In caso contrario, se riscontrate ancora difficoltà, tornate a scrivermi senza problemi che ne butto fuori un altro, magari più mirato su un problema specifico. Ok? Ciao ragazzi, buona giornata a tutti!